Nel 1992 Adolfo López lasciò la natia Spagna per un mondo lontano, la Repubblica Dominicana. Dell'isola di Santo Domingo era attratto dalle bellezze naturali e i reperti archeologici. Lo affascinavano in particolare i racconti sugli indios Taino, i più antichi abitanti di quelle terre, ridotti in schiavitù e sterminati in mezzo secolo dai conquistatori europei. Sulle orme dei Taino l'archeologo ha fatto importanti scoperte archeologiche, in particolare grotte con centinaia di pitture e petroglifici, dalle funzioni cerimoniali. Caverne illustrate tra le più interessanti tra quelle ritrovate negli ultimi anni nei Caraibi. Il tesoro dei Taínos è dentro queste grotte. Loro credevano essere nati nelle caverne, come i pipistrelli, il sole e la luna. E proprio nelle grotte hanno scritto la loro storia, con migliaia di pitture che costituiscono una gioia per gli occhi del visitatore.